che è tra le specie di interesse comune, molto apprezzata in ambito bistico e ben conosciuta in campo mirmecologico come una delle specie fortemente presenti sul territorio italiano, dedicherò questa scheda di allevamento a Myrmica rubra. Myrmica rubra, comunemente chiamata formica rossa, occupa un vasto territorio che comprende l'intera Europa, ad eccezione delle regioni con il clima particolarmente caldo e secco. Predilige zone boschive, in ombra e con un alto livello di umidità. È presente nelle zone estreme del nord della Russia e nella Grecia settentrionale e va via via rarefacendosi verso il sud dell'Europa con l'approssimarsi delle zone aride. I dati riportano come questa specie stia anche colonizzando il nord degli Stati Uniti ed il Giappone, dove viene considerata invasiva. Può essere considerata una specie di facile allevamento, soprattutto nelle fasi iniziali della colonia. Con l'aumentare dei numeri, bisogna tuttavia adottare particolari accorgimenti in merito alle fughe, alla loro estrema necessità di umidità e alla regolazione della temperatura nell'ambiente in cui la si alleva. È corretto specificare che una colonia di qualche centinaio di individui può essere di non facile gestione. È una formica combattiva, aggressiva e fortemente territoriale. È dotata di un pungiglione grazie al quale, non appena si sente minacciata, inietta il proprio veleno. Le sue punture sono abbastanza dolorose e la parte colpita tende a gonfiarsi e diventare intensamente pruriginosa. A seconda del numero delle punture, l'effetto del veleno e le conseguenti irritazioni possono perdurare per alcune ore fino ad alcuni giorni. È una specie molto sensibile alle vibrazioni e risponde velocemente e aggressivamente qualora se ne disturbasse il nido. La sua fondazione avviene in modo semiclaustrale e poliginico. Una particolarità di questa specie è la presenza di macroregine e di microregine. Queste ultime non sono di facile identificazione, poiché hanno le stesse dimensioni delle formiche operaie. Il periodo di sciamatura si colloca nella tarda estate, solitamente ad agosto. Il volo nuziale avviene a poca distanza dal nido e spesso sono stati osservati accoppiamenti a terra. In molti casi sono state osservate regine che, dopo l'accoppiamento, vengono riammesse al nido da cui sono sciamate. Come accennato prima, in questa specie sono presenti due tipi di formica regina. Le regine macro hanno dimensioni tra i 6 e i 7 mm, mentre le regine micro hanno dimensioni pari a quelle delle operaie, attorno ai 4-5 mm. In entrambi i casi hanno colorazione rosso-ruggine con capo e torace che tendono a diventare di colorazione più scura con l'avanzare dell'età. Sebbene siano delle cacciatrici, che spesso si uniscono alle operaie per la caccia e il banchetto, hanno una certa tendenza alla fuga in situazioni di pericolo ed intervengono, in caso di aggressione al nido, solo in ultima istanza. Non godono di particolare longevità rispetto ad altre specie e le aspettative di vita si misurano tra i 5 e i 7 anni. Le operaie sono monomorfiche e le dimensioni spaziano tra i 3 e i 5 mm, con una differenza marcata di colore tra le operaie più anziane, di color ruggine scuro ed il giallo ambra a volte molto chiaro delle operaie da poco sfarfallate. Giardini, parchi, foreste aperte e ambienti rurali sono i luoghi in cui le colonie si insediano, soprattutto in zone ombrose ed umide, poco esposte al sole. Scavano nidi poco profondi, spesso superficiali tanto da poter trovare colonie che prosperano appena sotto il muschio, grosse pietre poste in ombra o tronchi caduti. Myrmica rubra è una tenace cacciatrice, soprattutto notturna, ma è anche una capace allevatrice di afidi da cui ricava le sostanze zuccherine necessarie alla colonia. In natura prede insetti, ma si nutre anche di prede morte, a volte grandi come lucertole. In cattività bisogna fornire proteine sotto forma di insetti, quali grilli, blatte, camole e simili, già abbattuti se somministrate a piccole colonie. Bisogna precisare che Myrmica rubra non adotta sempre la trofallassi come sistema di scambio di cibo liquido tra i membri della colonia. Più spesso ricorre all'immersione di materiali vari, quali detriti, pezzetti di corteccia e altro materiale poroso, direttamente nella fonte liquida e poi, una volta che il materiale sia intriso, lo trasporta all'interno del nido. La temperatura è un parametro determinante per questa specie che poco sopporta il caldo e subisce anche grandi perdite numeriche quando le temperature oltrepassano i 28 gradi. Non a caso, come detto prima, nidifica in zone ombrose o che ricevono pochissime ore di sole diretto al giorno. Se vi è la possibilità, è opportuno spostare le colonie mantenute in cattività in luoghi freschi durante il periodo estivo. A grandi linee, prosperano senza problemi tra i 22 e i 26 gradi. Il secondo fattore determinante è l'umidità. L'ambiente in cui vivono, sia esso naturale o artificiale, deve essere costantemente umido, pena la perdita della colonia.
In natura, i nidi di Myrmica rubra sono come letti di argilla o terriccio visibilmente bagnati. Indispensabile è l'ibernazione per le colonie tenute in cattività ed è a partire dal mese di novembre fino a marzo. Durante certi inverni miti, le si può trovare in giro a foraggiare anche nelle giornate di gennaio. Nella vasta scelta di materiali per la costruzione di un nido artificiale, solo pochi sono adatti ad una specie che necessita di un forte tasso di umidità. Quindi sceglieremo il gas beton o il gesso, che sono i materiali che, per eccellenza, riescono a garantire tale esigenza. Di fondamentale importanza è dotare il nido di una riserva idrica, una water tower adatta ad umidificare l'intero nido. In conclusione, possiamo dire che Myrmica rubra è una specie territoriale e capace di formare grandi colonie. Fattori come la poliginia, che offre loro la possibilità di sviluppare colonie composte da decine di migliaia di individui, spesso divisi in diversi nidi satellite, la presenza di un numero molto elevato di regine, che depongono e che allo stesso tempo si uniscono alle operaie nelle attività di foraggiamento, nonché la capacità di difendersi, grazie alla loro marcata aggressività e al loro pungiglione, fanno di questa specie una specie di successo. Le informazioni in questo video sono presenti anche sul nostro sito web antsitalia.com. Nella sezione schede di allevamento, costantemente aggiornata, potrai trovare altri consigli su diverse specie. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video!